Salve ragazzi, benvenuti anche oggi sul mio canale Opinione di Luzio, 1 gennaio 2013, e vi voglio fare il discorso inaugurale dell'anno, con questa aspettativa, insomma, che ve la vado subito a illustrare. Allora, le mie aspettative sono quelle che mi auguro che continueranno a prosperare nell'anno del 2013 e quelle che invece vorremmo tutti, spero, abbandonare col vecchio anno, insomma. Morgan Paradiso, quindi ragazzi cerchiamo di mandarlo su fra le nuvole. Naturalmente lo faremo volare Morgan e prenderà il volo e va. Ragazzi, Tiziano Ferro, io direi inferno puro. Ragazzi, tanto che Tiziano Ferro sta all'inferno, abbiamo Maria De Filippi, Aspromonte, quindi dove pensate che andrà? Nel mio buco del culo! Ragazzi, ecco qua. Poi abbiamo Federico Zeri, questo lo mandiamo in paradiso, se già c'è. Speriamo che già è là, e lo mandiamo in paradiso. Poi abbiamo un noto personaggio, Vittorio Sgarbi. Anche lui l'inferno, purtroppo. Mi dispiace per Vittorio Sgarbi, ma lo mando all'inferno. Lo abbandoniamo negli inferi. Perché sempre dare capra alla gente, ha stufato, è logorroico e ci deve essere una spinta rinnovatrice. Quindi inferno per sempre. Di Pietro Aspromonte. Quindi ragazzi, di nuovo il mio culo. C'ho la carta stufo oggi. Quindi, nel culo. Bersani, inferno ragazzi. Anche lui con le sue propagande pseudo comuniste che non portano a nulla se non aumentare le tasse. Un giorno gli va bene Monti, un giorno non gli va bene nessuno. Io direi che anche lui l'inferno gli ci vuole. Poi Oscar Giannino, paradiso, con il suo fermare il declino mi sembra una spinta rinnovatrice in quello che vuol fare, a differenza di Bersani che è la vecchia classe politica che non ci ha portato mai in nessun posto. Anche lui in paradiso. Beppe Grillo, Aspromonte, direi quindi anche lui nel mio siderino. Ah, avevo proprio bisogno di questo. Poi Roberto Benigni, anche lui Aspromonte, mi dispiace. Oh, non ci posso fare niente. Via. Rita Levi Montalcini, per lei il paradiso direi. Una persona troppo bella e angelica e pura. In effetti era una scienziata e quindi da quel mondo, dal mondo scientifico, fortunatamente ancora non si arrivano delle personaggi che cercano in qualche modo di portarci via il pane di ogni giorno. Quindi Rita, te lo auguro di tutto cuore. Gesù in paradiso lo mando. E spero che, anche se ci va più avanti nel tempo perché è appena nato, però lo mandiamo in paradiso da subito appena nato, perché se lo merita. Gesù è stato un grande profeta, un grande saggio di vita. Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi, speriamo che veramente adesso è anche sposato, la moglie gli ha preso 100.000 euro e io direi che vada all'inferno. Un problema, Ci sta andando a tagliare qua. Taglierò, dai, che problema c'è? Quanti te ne rimaste? Ultimo. Ma tienti sotto, chiudi il vento e evita che ti arrivi il vento addosso.
rotto i coglioni, eh. C'è l'accendino te? Mi sa che no. Non capisco perché non mi si accende. Ho preso tutto. No, non ce l'ho. E per ultimo, signori, ho qui per voi, pensate che era Silvio, invece no, l'ultimo è Papa Ratzinger, inferno puro, voglio dire, per questo nazi. Usa fuoco che c'è. Nazi fascista, direi di dargli fuoco. Cerco di farlo prendere con le ceneri di Silvio, ragazzi, non so se avete capito anche questa metafora di vita, cioè deve prendere fuoco insieme a lui, ma non vuole, non si sente della stessa razza, forse. Penso che il fuoco ci dia una risposta di vita. Dici no, deve prendere fuoco da solo, perché due anime impure non possono stare nello stesso girone dei dannati. Quindi vogliono stare uno nella propria casa, ognuno nella propria casta, come nella vita. Uno nella casta del clero e un altro nella casta della lussuria, capito? Con la bellissima Ruby che gli balla la lap dance. Naturalmente non so se il diavolo glielo permetterà. Salve ragazzi, e questo è il mio augurio di buon anno del 2013, con queste nuove novelle, insomma, di quelli che vanno in paradiso, di quelli che, ahimè, finiranno in Aspromonte, e di quelli che, fortunatamente, già spero che siano in paradiso, e che comunque sia, condurranno una vita beata. Arrivederci ragazzi.